Si è spenta a Roma all'età di 93 anni Elena Giannini Belotti, pedagogista, scrittrice, cruciale per il femminismo, il suo saggio dal titolo Dalla parte delle bambine. Venduto in centinaia di migliaia di copie, tradotto in 15 lingue, Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, 1973. Generazioni di donne lo hanno considerato una sorta di manuale per prendere coscienza dei condizionamenti sociali che determinano gli stereotipi di genere fin dai primi anni di vita. La sua autrice, Elena Giannini Belotti, se n'è andata all'età di 93 anni appena compiuti. Si è spenta a Roma, sua città natale, sebbene la famiglia fosse di origini bergamasche. La sua è stata un'intensa vita di pedagogista, appunto, di riferimento del femminismo italiano. Guidò per 20 anni il centro nascita Montessori di Roma. È stata anche autrice di decine di romanzi e saggi e scrittrice per l'infanzia. Il suo pensiero è rimasto sempre fedele alla tesi che fece del suo primo libro un testo rivoluzionario. Le differenze tra maschi e femmine non sono innate, ma frutto dei condizionamenti culturali che si subiscono sin dai primi anni di vita, anche attraverso le fiabe e i libri di testo delle scuole.